Sembra che la squadra si sia dimenticata completamente quello che è accaduto la scorsa stagione, dai movimenti al sistema di gioco, l'impressione condividi e sei dato una motivazione se fosse così. Non lo so, non condivido che abbiamo dimenticato quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Innovazioni purtroppo sarei veramente già un grande allenatore se sapessi darle, non me le do. Facciamo su per giù le stesse cose che facciamo l'anno scorso in allenamento, come preparazione alla partita, non abbiamo stravolto nulla. Sicuro però che qualcosa è peggiorato, insomma, è soprattutto il gioco, è peggiorato decisamente i risultati con lui. Cosa si può dire in maniera tipo anche oggi nelle quasi gare sono andati a Applaudire, applaudiamo lo sforzo di venire in trasferta in 2000, siamo dopo essere venuti penso in 2000, 1000, non lo so in quanti, comunque numerosi a Madrid, in un momento negativo hanno confermato la loro presenza, la loro costanza, il loro sostegno e noi non possiamo che ringraziarli, poi ci andiamo a prendere qualche insulto come è normale che succeda in questi casi, è sempre stato così. E puntualmente siamo sempre usciti fuori, io posso garantire su questo gruppo dal punto di vista umano, è un gruppo che sta soffrendo moltissimo per questa situazione e che vorrà dimostrare già da mercoledì che vogliamo cercare di invertire questa rotta. La squadra ha fiducia nel lavoro di mister Di Francesco? La squadra ha fiducia, io ripeto, guarda, l'esempio più lampante che faccio è che l'anno scorso, intorno a gennaio, me lo ricordo proprio in maniera nitida perché ero infortunato e mi sono vissuto tutto quel periodo, erano gli stessi discorsi, le stesse cose, abbiamo perso con la Sampdoria, con l'Atalanta, con la Fiorentina, col Milan, abbiamo perso tante partite e sembrava veramente che fosse una stagione da buttare, poi ci siamo ritirati su, qualche serata memorabile, comunque un terzo posto che significa raggiungere l'obiettivo che ci siamo sempre prefissati, cioè di rientrare tra le prime quattro, e quindi se abbiamo fatto l'anno scorso dobbiamo pensare per forza che è possibile farlo anche quest'anno. E Fazio, Mandras e Cristante sembrano lontani parenti dei giocatori quali c'erano abituati negli anni scorsi, ma se per Cristante la discriminante è il fatto che è appena arrivato, Fazio e Mandras erano già alla Roma gli altri anni. Tu che li vivi costantemente, che opinione ti sei fatto? È più un calo fisico o un calo psicologico? Non mi sembra di vedere dei fulmini di guerra a me per primo e tutti gli altri componenti della squadra. Veramente quando le cose vanno così male, una squadra così che fa 5 punti in 4-5 partite, 5 partite, diventa riduttivo parlare di due giocatori, perché sarebbe giusto se avessero fatto veramente dei danni incalcolabili, autogol, ripetizione, ma stiamo parlando di un difetto, di un vizio di forma, come si dice, di questa squadra che non riesce ad esprimersi come ha fatto per lunghi tratti l'anno scorso. Grazie ragazzi, dobbiamo partire, grazie a tutti.